Yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale, questo è Mauro che vi parla e oggi andiamo a fare la reaction al nuovo pezzo di FedEx con Da Supreme, No Game Freestyle, prodotta da Young Miles. Raga, mi avete rotto le palle non so quanto per reagire a FedEx, oddio, cioè, vabbè, i primi pezzi... Cioè non l'ho mai seguito troppo, comunque. Cioè io me lo ricordo ancora quando faceva freestyle proprio ai tempi. Era bravo davvero. Poi che qualche canzone che ho sentito sua vecchia, se non sbaglio ai tempi di Oniro, forse non l'ha mai fatto neanche Oniro, non lo so, però mi ricordo che ne avevo sentiti i pezzi vecchi e spaccava. Poi vabbè, ha fatto la sua scelta, la sua vita, ha deciso di fare quel rap commerciale. A me non piace per nulla, cioè, con le canzoni con Rovazzi, J-Ax, quello per me è pop. A me il pop, cioè pop, c'è il pop che piace e il pop che non piace, ma il rap pop a me proprio non mi va giù. Cioè se proprio una canzone è pop, ma la cantano bene, può piacermi, ma il rap pop proprio è una cosa che non mi piace. Però vabbè, dai, mi avete detto che qui spinge di brutto FedEx, che mi stupirà. Quindi niente, vediamo un po' com'è e poi giudichiamo dopo. Io non voglio mai giudicare qualcuno solo perché ha fatto qualche canzone che non mi è piaciuta, assolutamente. Abbiamo visto nel caso di Shiba che ci ha sorpreso in positivo, cioè, raga, non scherziamo, cioè, uno può fare le sue scelte e tutto quanto, può fare una canzone che fa schifo e tutto quanto, ma poi riprendersi. Cioè, quanti in qualsiasi disciplina la gente può fare errori, fare una cosa e poi tornare sui suoi passi e spaccare, assolutamente. Poi magari sto dicendo delle cose che non hanno neanche senso, però vabbè, dai, comunque nulla, dai, andiamo a sentirci questo pezzo e com'è, forza! Ma che cazzo di video è? Minecraft! Col 3310, l'emoji 1. Ma che è sto video? Io non ho pain, non ho pain. Stare ok, lo vorrei. Giurerò una bitch che non sarò mai una bitch. E che so il game, anche se non ho game, Okay. Voglio lo sangue questi baby shark. Fanno la fila come a Luna Park. Vi odio 3000 come Tony Stark. Tu pensi che... Vi odio 3000 come Tony Stark. Ok. Aspetta. Ok. Lo sangue questi baby shark. Fanno la fila come a Luna Park. Vi odio 3000 come Tony Stark. Tu pensi che mostri al mondo i miei figli, ma io sto mostrando ai miei figli il mondo. L'è stato... Vabbè, lo so, cioè le guardo le cose, io ogni tanto un occhio ce lo butto, ci sono sempre tantissime dispute di Fedez con altra gente, l'ultima era stata quella col prete, poi che c'era stato? Boh, non lo so, ci sono stati mille dissing, mille cose, anche con quel pequeño Marrakesh e tutto quanto, cioè come persona, cioè una persona intelligentissima, lo stimo assolutamente, solo non mi piacevano i suoi pezzi vecchi, però qui le sta tirando fuori, cioè, una fotta pazzesca, cioè, non ho mai sentito, di solito va sempre quello stile lagnoso, soprattutto le canzoni tipo Signorini, o quella con la Michelin, quelli, o quelle con J-Ax e Rovazzi, era proprio quello stile, quel flow lagnosissimo, insopportabile, invece qui sta sputando proprio barre con una cattiveria pazzesca, mi fa impazzire. E questa barra, non sto mostrando i miei figli al mondo, visto che vabbè, praticamente parlano tutti di lui, la Ferragni, i suoi figli, ma sto mostrando ai miei figli il mondo. Gli sta aprendo la strada. 3000 come Tony Stark. Tu pensi che mostri al mondo i miei figli, ma io sto mostrando ai miei figli il mondo. L'estratto del tuo ultimo disco mi sembra la copia del tuo estratto conto. Michele che chiede di Fedez ad ogni secondo. È vero, ci stava anche sto beef tra Fedez e Michele. Me lo spiegate, raga? Scrivete. Ti spiego, mi chiedo se sono il tuo trauma risolto. Cuore di paglia, allergico al fieno. Non riconosci l'invidia dal vero. E vedono nero come se vedessero vero. Meno veleno che il cielo è sereno. Un telo pietoso di zucchero a velo. Il mio vangelo si chiama Barbero. Tu con gli occhi spenti, io con gli occhi lucidi. Bambola, tu dormi in piedi. Barbie, tu mi dici. Lo sciroppo per il posto. Oddio, non...
Mamma mia, no, 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 no. Questo lo deve rompere BLNK oppure Matak. Non può romperlo Fedez. Cristo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cioè, io c'ho qui il butta perché deve romperlo o BLNK o Matak. Non può passare, non può essere rotto da una barra di Fedez, dai. Bambola, tu dormi in piedi, Barbie, Turici. Ma di chi sta parlando questo? Sembra, secondo me, una rima dedicata a, a quella là, come si chiamava, la Tommasi, che faceva i sex tape lì, che sembrava tutta fatta, vestita da, sembrava tipo una bambola tutta fatta di, beh, narcotici o quello che era. Bambola, tu dormi in piedi, Barbie, Turici. Lo sciroppo per la tosse, l'anno scorso è andato molto, ma quest'anno se fa freddo, metti la maglietta sotto. Non sappiamo più chi siamo in questa gara senza fine, a chi piscia più lontano. Bravo, sei un campione di urine, ho delicato pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso. La vita ti spranga sempre a testa alta, come quando esce sangue dal naso. Chiusi in casa senza arti le parti, più confusi di un cama, le otte in mezzo agli smartis. Ripeto giornalisti come Henry Wiggins e schiaccio in faccia al capitalismo. Giorni tristi per essere artisti, perché deve esporti al cannibalismo. Non concepisco l'individualismo di chi vede un torto e dice non reagisco, finché certe cose non ti toccheranno da vicino, come un prete a catechismo. Io no, no, no. Come un prete a catechismo, ma questo secondo me è una... Vabbè, ovvio non c'entra niente, adesso non so quale sia stata la disputa con il prete, però... L'aveva fatta questo beef con il prete, quindi può darsi che ha buttato apposta la rima del prete lì al finale, anche se non c'entra nulla comunque con la loro cosa. Però magari diciamo che è un beef proprio, cioè ha voluto fare una specie di diss, tra virgolette, senza essere troppo chiaro. Poi non lo so, comunque questa spaccava, mamma mia. Mamma mia, cioè, se affronta temi sociali rappando così, a me spacca di brutto, cioè, incastri su incastri, rime sempre con un senso compiuto che spaccavano di brutto, barre su barre, cioè, se lo fa così mi piace, ma se lo fa come lo fa sempre con quel flow lagnoso non ce la faccio, anche se dice le cose più belle del mondo, sicuramente se si leggono tutti i testi spacca di brutto, però... Il flow è tanto, secondo me, il flow conta tanto, questo è un bel flow, questo è un bel flow. Con tanta fotta, mi piace, mi piace, mi piace. Questo ritornello ci sta di brutto, eh? Yeah, ok, alcol, gocce, ero tutto quanto tranne che un point. Lo stress, non ti può parlare con chi come vuoi. Non hai voce, best fan adesso da best perché non puoi. Farti una croce, per favore tu non chiedermi mai. Oddio, questa spaccava, fammela risentire. Se internet va. Voce. Best vanno adesso dove è perché non puoi farti una croce. Best vanno adesso dove è perché non puoi farti una croce. Bella, manca il nord e il sud. Per favore tu non chiedermi mai come va, ehi, se non va, ehi, se lo fa dico black come un graffe. Mio papà mi ha segnato come sta il game, ma mannaggia me non l'ho ascoltato again. Alzata a pain, se c'è un big brain, senti un big bang game, te please wait. Guardami, sono sempre qui incazzato col beat, pure se mi sono liberato di bitch fake. Sono qui con la gang, qui con la gang, qui cryptic killing clip contro me. Con schitti mangiamo a fare strip, nella street col drip, ti conviene fatti un trip per dessert. Così credi di stare in il ma se ne and. Ho provato ad essere king, ma non black, tu hai provato ad essere cringe, complimenti come fai, reciti come in un film, o siete dai, vuole me, vuole te, vuole se bad, vuole farmi team fama come fossi il rack, mentre lei dici cosa c'è che non va in te. Cosa c'è che non va in me, forse credere che c'è qualcosa che non va in me, forse vedere tutto con quella mia faccia self, scrivendo adesso ho capito perché. Io no, non ho pain, mamma mia, pain, stare ok, raga, ma fate tutti i pezzi così, come se fossero dei freestyle. Cioè, scritti di getto, ma di... Vabbè, scritto di getto quello di Fedez non mi pareva, bestiale quella. Però, cioè, spacca così, spacca. Cristo santo, quanto spacca. Lo vorrei, giurerò una bitch che non sarò mai una bitch. Perché so il game, anche se non game, non game, non game. Non ho pain, non ho pain. Stare ok, lo vorrei. Lo vorrei, giurerò
Mamma mia, raga, quanta roba, quanta roba, quanta roba. Qui secondo me, sono stati anni, 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 anni e ancora anni di gente che lo faceva impazzire a Fedez, eh? Tutta questa fotta e cattiveria sono stati anni, anni, anni della gente che gli dava contro per qualunque cosa, sicuramente, eh? Quindi speriamo, speriamo. Adesso non lo so se ci sia un disco suo in uscita, ma speriamo che se esce un nuovo disco sia tutto con questa fotta, con questa cattiveria, raga. Dopo, è come nel Rinascimento, dopo la peste nera tutto quanto ritorna sempre più in su, raga, ci rifacciamo, rinasciamo. Anche col rap italiano sembra che stia succedendo la stessa cosa, dopo il coronavirus, quindi speriamo, qui ci stiamo spaccando di brutto, raga. Oddio, forse ho fatto il peggior paragone possibile, ma vabbè, dai, chi se ne frega, dai. Comunque spero che vi sia piaciuta la mia reaction, raga, lasciate un like, commentate qui sotto, fatemi sapere un po' di più su questa traccia, cose che non ho capito assolutamente, perché capisco ma è un cazzo io, e niente. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, come vi ho già detto, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Bella!